Che vengono trovati in mare. Da questa premessa, quindi, che si basa sui presupposti dell'educazione, Capuano, io vengo a lei, perché lei ha realizzato un libro. Io lo definirei un vademecum, perché sarebbe bene che tutti lo leggessero, Passeggeri turbolenti, che se la regia ci aiuta a poter vedere anche, ecco, la copertina la stiamo vedendo adesso, Misfatti ad alta quota. Questa parola Misfatti è un po' la chiave di lettura, perché in realtà il passeggero fastidioso può essere anche pericoloso in quota. Esattamente, esattamente. Sono purtroppo aumentati gli episodi di aggressione e di intolleranza, sia nei confronti degli altri passeggeri, sia nei confronti dei membri di equipaggio. Rispetto a molti anni fa, oggi gli episodi sono molto frequenti e sono anche aumentati in gravità. E a bordo degli aeroplani non ci sono molte scelte, insomma, le scelte sono poche. Quindi quando il passeggero dimentica quelli che sono i suoi doveri di passeggero, purtroppo disturba gli altri oppure viola le regole, di solito le soluzioni sono veramente poche e non sempre piacevoli. Lei qualcuno me l'ha elencata, una cosa che personalmente mi ha stupito perché onestamente non lo sapevo. Vogliamo farle capire quali sono quelle proprio ad estremi rimedi, come deve reagire ad esempio un pilota o il comandante di un aereo? Ad estremi rimedi, purtroppo bisogna rendere inoffensivo il passeggero, soprattutto se si comporta in una maniera che può diventare pericolosa per il volo, per gli altri passeggeri. Quindi viene reso inoffensivo, viene legato, ammanettato. A bordo ci sono quelli che vengono chiamati restraint kit, sono dei dispositivi che consentono di immobilizzare il passeggero. E nei casi più gravi il comandante deve decidere di dirottare verso un aeroporto diverso da quello della Chiaro. destinazione, il che aumenta non soltanto il disagio per tutti gli altri passeggeri che sono a bordo, costretti a sopportare quello che sta succedendo, ma incrementa notevolmente i costi che la compagnia sopporta. Ah, certo, quindi c'è anche una ripercussione da questo punto di vista, Economicamente chiarissimo. molto. Beh, ovviamente non parliamo di un treno dove si può far scendere il disturbatore alla No, prima stazione lì no. possibile. Veniamo a lei, Gregorio, perché ovviamente. Allora, fermi restando questi consigli, Capuano, vengo a lei, perché viaggiare in aereo significa non solamente ovviamente avere un bagaglio proporzionato e quindi poi potersi regolare a seconda del luogo in cui si va, ma significa anche entrare in un concetto che è quello di armonia. Che cosa significa questo? Perché adesso entriamo nella parte della normativa, ovviamente. In aeroplano viaggiano persone diverse fra loro, persone diverse per religione, per cultura, per sesso, per desideri sessuali. Quindi l'aeroplano mette accanto persone che sono di estrazione completamente differente, gomito a gomito, in una convivenza che può durare anche diverse ore, quindi non sempre è una convivenza accettata. Dipende molto dalla persona che siede vicino a noi. E non solamente vicino, anche dietro e anche davanti. Quindi il viaggio può diventare un incubo semplicemente perché qualcuno non rispetta delle regole basi. Diamo qualche dato per quanto riguarda gli episodi anche di intolleranza. Lei ci ha fornito il dato IATA, quindi un'associazione che rappresenta l'85% delle Sì. compagnie del mondo, e ci dice che gli episodi di aggressività sono aumentati di uno ogni 1.053 voli, un dato che Esattamente. ovviamente va rapportato al fatto che ci sono 107.000 voli al giorno, quindi è un aumento È un consistente. aumento consistente che si è verificato negli ultimi anni. È cambiato un po', diciamo, l'aspetto del vivere a bordo. Non è una cosa soltanto riferita alla classe economica piuttosto che alla classe business. Purtroppo è trasversale. Diciamo che il passeggero turbolento può esserci in qualsiasi classe di viaggio abbia comprato il suo biglietto. È un problema di carattere più profondo. A volte l'aeroplano mette in luce delle caratteristiche che a terra, per esempio, non si verificano, altrimenti non si spiegherebbero certi fatti così gravi come aggredire altri passeggeri, fare a cazzotti spazi angusti. E la normativa italiana in questo rapportata a alle altre, diciamo così, normative europee o extraeuropee, come si presenta? Blanda, rigida, Rispetto ad efficace? altre normative è blanda, perché alcuni di questi crimini, quelli che violano effettivamente le regole, in alcuni paesi, soprattutto quelli anglosassoni, Stati Uniti e Inghilterra, per fare due esempi, sono sanzionati in maniera molto pesante, si rischiano veramente multe piuttosto consistenti e anni di carcere. Da noi, anche se la normativa è una delle più vecchie, una delle più antiche, comunque è una normativa che, diciamo, punisce, ma non punisce come negli altri paesi. Barbara Ronchi, ci aiuti per cortesia?